I linguaggi dell'arte sono nella loro mobilità, nel loro nomadismo, nella loro autonomia di movimento, il vero motore produttivo delle ricerche artistiche contemporanee. E si muovono fluidi nel tempo, nello spazio, si stratificano, si remixano, si ricampionano, vanno, vengono, tornano, dialogano, sono sempre un po' strabici, con un occhio guardano al loro passato e con l'altro occhio guardano verso il futuro. In quest'ottica muove la ricerca di Marzia Vetrano. Si forma presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli e che si muove su una traiettoria di ricerca linguistica figlia dell'espressionismo, più precisamente del Diepbroek, del ponte appunto tra passato e futuro. Su tutte le torture e le distorture, le degenerazioni del tempo, degenerazioni che gravano sulle nuove generazioni. E un artista che oggi verrebbe bollata dal regime nazista o da un nuovo ordine globale dell'arte, che oggi potrebbe essere, che ne so, il mercato dell'arte contemporanea, è un artista che fuori trend potrebbe essere sentita e respirata come artista degenerata. Ma il vero motore dell'arte è proprio la degenerazione. L'arte ritrova il senso di sé quando è fuori di sé, e fuori da sé, guardando il suo passato, si riflette su se stessa e su ciò che è stata e ciò che è stato. Quindi l'arte ha un senso quando è fuori da sé. L'arte ritrova la forma quando evade dalla forma e diventa linguaggio. Di questo lavoro di Marzia Vetrano esistono soltanto due copie. L'altra copia di questo lavoro era in possesso dell'artista Gennaro Cilento. Quindi idealmente è una circolazione del linguaggio che si espande e che comunica con il passato per continuare a guardare, proprio come teorizzavano gli artisti del Ponte, Nold, Kirchner, Barlach, per continuare a guardare in maniera un po' strabica il futuro mentre si guida e si percorrono delle traiettorie mobili, come ho fatto io in questo momento.